Uruguagliari contro Villanova, si gioca sul campo del Verderame di Cagliari, test di maturità per la formazione rossoblu che anche con un pizzico di fortuna potrebbe già diventare campione d'inverno. Servirà però in ogni caso aspettare la geriatria questa sera. Villanova subito in vantaggio col mancino da fuori di Tom Cocco, la risposta dell'Uruguagliari non c'è, anzi la squadra di casa rischia su questo tentativo di tap-in di Giuliano Saba da centro area di rigore. Poi Ortu su calcio di punizione, Paschina è costretto in tuffo. Finalmente si rivede anche l'Uruguagliari. Qui Pirodi, bravo Marcis, poi calcio di punizione per l'Uruguagliari, se ne incarica Tsoudas, ancora Paschina, bravo a tenere inviolata la propria porta. Pirodi al volo col destro, 2-0 per il Villanova, punteggio abbastanza meritato in favore della squadra di Domenico Canu. Ancora Pirodi, ci prova dalla destra, Marcis a dirgli di no. Da quest'altra parte Congiu mette in apprensione la retroguardia della formazione rossoblu. Qui guardate che bella l'azione del Villanova, Pirodi però da pochi passi non riesce a mettere in fondo al sacco. Finisce così la prima frazione, Uruguay di 0 Villanova 2. A inizio ripresa subito Gianluca Reis, il Villanova va sul 3-0 e di fatto chiude la partita. Ancora formazione del Villanova pericolosa con Serra, nella circostanza Marcis rischia la figuraccia. Poi Pirodi al volo col destro, Marcis qui è bravo a mettere il pallone in calcio d'angolo, il numero 13 si rifarà poco più tardi, doppietta personale per lui e gara definitivamente chiusa. L'Uruguagliari si fa rivedere col colpo di testa di Gabriele Congiu che termina all'atto non di molto. Da quest'altra parte ha del clamoroso invece l'occasione sciupata da Daniele Trullu. La formazione di casa non ci sta, prova a ridurre le distanze con Tsoudas, il suo destro dal limite termina alto sopra la traversa. Ancora Uruguaglieri pericoloso, Murtas rientrante prova il destro, palla contro il palo, altro palo colpito da quest'altra parte da Giuliano Saba, si rimane sul 4-0. Poi occhio ancora al Villanova, Pirodi punta la porta, si fa però recuperare da Pettinari che evita lo 0-5 per i suoi. Finisce così al campo del Verderame di Cagliari per il Villanova, è una vera e propria fuga scudetto.